Buonasera, come va? Tutto a posto? Qua tutto a postissimo, anzi stasera ancora di più. Guardate qua, è arrivata la biancheria nuova. Per la serata, ormai per la serata, per la nostra diretta, pure la biancheria nuova. Carolina. È in tema, chef. Esatto, tema carciofi con i carciofi. Carolina, mia sorella, ha ben pensato di portarmi pure la biancheria nuova per le dirette. Il corredo. Assieme a Zia Rosanna hanno scelto, sono state una settimana per scegliere questa cosa. Allora, si sono riunite. Allora, uova. Come va? Tutto bene? Ci saluta Bianca Campora. Buonasera Bianca, ciao. Giovanni Caserta. Caro Giovanni. Allora facciamo così, mettiamo qua. Come bella la pronta. Avete visto? Ma voluto come ha funzionato la volta scorsa. Ma non c'è più bisogno che gliela dire da Giovanni. Bene, allora. Andiamo per bene con la nuova. Una smontata, sono cose veloci, non proprio super montate. Ecco qua. Aggiungiamo tutti i liquidi. Allora aggiungiamo, buonasera da Chiara Farina e da Michele Esposito, sempre presente da Salerno. Buonasera Chiara, come va? Spero tutto bene. Ciao Michele, buonasera a te. Allora, yogurt. Mischiamo prima i liquidi. Ecco qua, io vi faccio vedere sempre dolci velocissimi, che devono veramente avere l'esecuzione di un nanosecondo, perché altrimenti molti che vogliono farsi un dolcino ma non hanno tempo, non hanno pazienza, non hanno e non fanno. Invece per questo la scelta è sempre dei dolci velocissimi, anche perché abbiamo il tempo. Tanti saluti da Antonio Repice da Belluno e ci saluta Antonietta Cirillo. Buonasera Antonio. Antonietta, dobbiamo sentirci perché dobbiamo venirti a trovare. Antonietta, ieri ti abbiamo nominata. Cirillo. Com'è Antonietta? Rosetta? Sì. No, il negozio di Antonietta. Vabbè, sì. Incorporiamo. Grande fornitura tessile. Alcis di Nola, altissimo livello. Allora, incorporiamo la farina. Ehi, fece proprio una cosa bola. C'è Dino Laudiero che ci saluta da Attimi Divini. Ciao Dino, buonasera. Ecco qua, speriamo bene perché Giovanni quanto pesa? A me non fa paura. Ecco qua. Aggiungiamo le nostre uova, le potevamo mettere pure battute con una forchetta. L'azienda Tesis di Antonietta Cirilla, Alcis di Nola, veramente altissimo livello. Ecco qua. Ciao Adamo Stam. Tanti saluti da Ornella Giannace. Ornella, buonasera. Emanuele Caporaso. Caro Emanuele, buonasera a te. Eccolo qua. Ehi, quanto è bello. Velocissimo. Ciao, che tiene? Un goccio di
che ci metto? Un poco di arancia, Giovanni, ci manca un'arancia, e una banana, Giovanni, una banana. Tanti saluti da Piercarlo Masolini, ciao Peppe, ciao Rossella, ho perso 8 kg ma ti seguo sempre. Un caro Pierpaolo, Piercarlo, scusami Piercarlo, 8 kg hai perso. E come fa? Come hai fatto? Scusa, ma tu invece che hai altri sistemi più veloci, no, per fare Piercarlo è un famosissimo Piercarlo che, come posso definire, non vorrei fare una palla corta. Rispondimi, Giova, piglia, Giova. Mantieni per favore. Nell'attesa che ci risponde Piercarlo c'è Carlo Olivari collegato. Ciao Carlo, ecco qua, date un po' di arancia. E poi Elia Sarno, il maestro guida sarebbe interessato ad aprire un'attività a Londra? Ti ringrazio, come si chiama? Elia. Elia, guardi, io già ho avuto qualche proposta, ma i più lontani mondi io non vado. Anche perché me vieni da Londra con la macchina, è complicato. Esatto. Allora, una bella banana. Aldo guida, tanti saluti da tutto lo staff della Workline. Buonasera Aldo. Bella banana, pezzettoni, grossolani. La inseriamo nella nostra bomba. Questo domani mattina, tutto quanto a fare sta cosa, anzi stasera, domani mattina per colazione. Ecco qua, vedi? Bello, facciamo. Giovanni, ti piace? Bello, eh? Sì, dolce per te. Ma non è finita qua, perché il meglio arriva adesso. Giovanni è proprio scandaloso. Famosissimi biscotti che voi conoscete benissimo, li andiamo a inserire nell'impasto. Esageriamo, Giovanni, vai. Questa te la puoi prendere, grazie. Buongiorno da Brooklyn. Aspetta, buongiorno. Come si chiamava? Ah, Rosaria Grippo. Ciao Rosaria, buongiorno a te. E da Melbourne sono le 3 e 11 di mattino. Adriano Crosina. Ciao Adriano, buonasera. Allora, ecco qua. Di Piercarlo Masolini, la sua dieta. Ecco qua, dieta. La dieta di Piercarlo. Dieta chetogenica. Ecco Rossi. Piercarlo, no, io voglio sapere tu. Medico estetico. Esatto. Piercarlo, medico estetico, per questo ha il sistema molto più veloce. Piercarlo, io ti volevo interpellare proprio come mi fa. Piercarlo, scusami. Questa è l'emozione di sentirti. Areud, prima. Ti volevo interpellare per dire come potevi fare una cosa più veloce. Tu poi mi hai stoppato come mi fosse letto in tuo cervello, guarda, incredibile. Eccoli qua. Ammassiamo un poco e mettiamo in forno, vai Giovanni. Immaginate che bomba che è. Questa è proprio una bomba. Panzer Serra dice, chef, i chili di Piercarlo li ho trovati io. Pure io. Allora Giovanni oggi ha esagerato. C'è Yolanda Robots che sta guardando. Yolanda, come stai Yolanda? Allora, carciofi fantastici. Oggi parliamo di carciofi e mo stiamo andando nel pieno della stagione. Guardate che spettacolo che sono. Steven ci saluta da Tampa, Florida. Ciao Steven. Allora. Diana Monaco, ciao da Roma, meraviglia delle meraviglie. Oggi faccio caprese di Francesco. Diana, tanta roba. Caprese, guarda, è un dolce incredibile nella sua, possiamo dire, semplicità, è un dolce
veramente che mette d'accordo di tutto ed è sempre. Cioè, dammi un poco d'aglio, prezzemolo, dammi qualcosa. Eccola qua. Allora, intanto questa qua la puliamo. La puliamo per bene, bene, bene. Poi... Piercarlo dice, chef, tu sei bella così. Carlo, tu sei troppo brava. Carlo Morelli da Caserta. Piercarlo è un famosissimo chirurgo estetico. Per questo si voleva vedere, si me lo sta avanzo da una mezz'ora. Vabbè. Eliana, allora, iniziamo ad accendere una delle nostre padelle, il nostro superolio, il carciofo bello, vedete che abbiamo preso il meglio del meglio, guardate che cos'è. Beh, mi raccomando, quando andate al fruttivendolo non fatelo tagliare sotto, no, qua. Qua è anche più lungo perché è eccezionale. Questa parte è bianca, il midollo del è una cosa straordinaria. C'è Beppe, scusate, ma nel caso di un giro in moto dalle vostre parti, oltre che mangiare si potrebbe anche dormire? Beppe da Bologna. Sì, sì, Rosa Ricciuta. Finiamo con un poco di limone. Scusami, a Villa Rosa ci sono delle camere, quindi possiamo ospitare a Villa Rosa, che è un B&B fantastico. Allora, Dario Luffredo, chef, la ricetta del migliaccio visto l'avvicinarsi del carnevale è pubblicata su YouTube. Ecco, lo mettiamo. E la facciamo andare piano piano. Poi invece questa qua, che Giovanni già ci ha pensato a fare il servizio qua, già struppata. Allora, carciofi. Aldo De Vito dal Canada. Ciao Aldo. Le pulite, togliete giusto giusto la pellicina perché questo è tutto buono. Si saluta Caterina Ruggeri da Palermo e ci sono gli admin. Buonasera Caterina, buonasera a tutti gli admin. Allora apriamo, la schiacciamo un po' che la apriamo. Eccola qua, bella, ecco una. C'è uno, un altro, per il Giovanna. Eccola qua, ci sta rata. Ma Don Salvatore che ha fatto? È piato su o no? Non c'è colore. Che Giovanna, Don Salvatore è piato su. Che? Tanti saluti da Giovanni Trocciola. Buonasera Giovanni. Allora. Apriamola per bene, che spettacolo, guardate che ammacchiamo un poco così riusciamo ad aprirla. Allora aprirla benissimo, ecco qua. C'è Vito Carlo Magno che ci saluta. Ciao Vito. Allora, mettiamo un po' di sale. Facciamo salare un po' di... Allora, salsiccia. La andiamo a impastare con un po' di... prezzemolo tritato, un po' di pecorino,
Se vi piace potete aggiungerci anche un uovo. A noi ci manteniamo un uovo più leggere, per questo. Ci saluta Fabio Ciriaco. Buonasera Fabio. Sì. Dammi un paio di patate, me le sbucci. E c'è Bruno Bonito, la tua eccelsa esperienza fa di te il più saggio dei cuochi. Saluti da Palombara Sabina. Ciao Bruno. Ti ringrazio, sei gentilissimo. Bellissime parole, grazie. Andiamo a chiudere il nostro fantastico fiore. Eccolo qua. Guardate quanto è bello. Lo richiudiamo. Guardate, è uno spettacolo. Buonasera a tutti e saluti allo chef da Don Salvatore. Eccoci qua, signori e signori. Ladies and gentlemen, madame, monsieur, allora Don Salvatore. Stava riposando, visto il guscio d'altro, lo facciamo pure riposare stressato. Cioè la mia pizza dov'è? Giovanni, dammi le patate per favore. I carciofi andiamo, vedete che, color, che spettacolo? Li stiamo arrostendo. Li stiamo arrostendo. Certo, però prendiamo un piccolo. Ciao, vediamo questo. Ecco. Allora ci stanno bene. Voglio mettere. Marina Tempesta ci saluta da Taranto. Ciao Marina! E Alessandro da Cancun. Ciao Alessandro. Gianluca Piccirillo, peccato che a Cuba non ci sono i carciofi. Ecco qua, vedete già qua dentro, adesso te cammini che è una bomboniera. Eccole qua, mettiamo. Guarda qua, guarda che spettacolo, mettiamo un pizzico di sale. Da Agropoli si saluta Cosimo Loparti. Ciao Cosimo. Un becco d'aglio, un po' di prezzemolo, olio. Guarda qua che spettacolo. Guarda qua. Bene, mettiamo un po' d'acqua, eccole qua, scendiamo sotto e poi va, copriamo e le facciamo andare per un quarto d'ora, 20 minuti, copriamo bene così e poi nel frattempo il nostro carciofo va, andiamo all'idea. Ha scritto: domenica scorsa ho fatto la pizza di scarole. Ha fatto il buco a terra. Ah sì? Mi è piaciuta l'idea. Mi fa piacere. Buonissimo, come pizza rustica è troppo buono, forse è quello che mi piace di più tra tutte le pizze rustiche, le torte rustiche. La pizza di scarola, perché comunque la sento leggera. Vabbè, che si è fatta solo con scarola, olive e capri e alla fine comunque. C'è Dorina Richini, dice che peccato non essere al piano di sopra. Dorina! Ci vediamo quest'anno! Dai, beh, da la terza arriva? Estate di seguito sarebbe. Allora, togliamo un esempio duro. Qua. C'è Lu Inch che scrive: chef Peppe Guida intramontabile, sempre più motivato e amante del mestiere, giurassico. Grazie Giupin. Lu Inch si chiama. Lu Inch. Sarebbe ingegnere Inch. Forse Inch di ingegnere. Ti ringrazio, sei. Allora, guardate bene tutto questo. Sei gentilissimo, grazie.
Ecco qua. Questi carciofi sono una cosa eccezionale. Però poi saranno sabato, Giovanni, che serve? Ecco qua, il suo carciofo parla. Allora. Gennaro Ambrosio, buonasera a tutti, anch'io puntuale con la diretta, la settimana scorsa ho fatto le castagnole. Ah, come sono andate Gennaro? E poi ci saluta Greta, una bimba di 7 anni. Cara Greta, ciao! Allora, eccola qua. Aglio, un po' di peperoncino, e io mi faccio buongiorno. Che sono tutti tanti, io piace un peperone così grosso. Tanti saluti da Antonio, il cuoco di Piemonte. Ehi, Antonio! Come stai? Allora, olio, aglio e prezzemolo, il nostro carciofo. Qua metti giù una linguina, ecco, mi sono messo così. Vai Giovanni, vai! Ma che... Nel frattempo si parte tutto, poi vedete tutta la preparazione, poi po, e le facciamo uscire tutte belle belle belle. Allora, puliamo sempre un altro po' di carciofi. Ci saluta Raffaele Somma. Buonasera Raffaele. Come va? Tutto bene? Ecco qua. Oh. Hai capito se ne è avuto proprio se è proprio... Ecco qua un altro, è pronto. Poi metto sulla linguina. Allora, facciamo stufare i nostri carciofi con un bel cucchiaio di olive e capperi e abbondiamo con i capperi. Maria Giovanna Beneduce, salve caro chef, volevo complimentarmi ancora per l'ottimo pranzo di sabato al suo locale stellato. Grazie anche del gentilissimo omaggio del suo ultimo libro, abbiamo letto le sue dediche emozionanti e uniche. Grazie Maria Giovanna, grazie per essere venuta alla mia tavola, grazie mille a te. Allora, togliamo pure questo. Guarda, sono bianche, pare una mela, non pare mai nuovo carciofo, guarda. Facciamo andare. Guarda qua, guarda. Ehi, questo lo parlo, ehi. Guarda qua, guarda. Faith, buonasera a tutti. Buonasera, cara Faith. Incluso Timo e Ciruccio. Come stai? Allora, la patata. Vediamo. Ci saluta Antonio Panizzi da Capueto. Ciao Antonio. No, ha corretto Capuzzo. Capuzzo, Antonio. Ciao Antonio Capuzzo. Antonio Capuzzo. No, Antonio. Antonio Panizzi da Capuzzo. Ne mettiamo. Se c'hanno la peluria, ovviamente la togliete, altrimenti passate a nazzi. Questa qua. C'è Valentina Scotti, non vedo l'ora di venire sabato prossimo con mio marito per assaggiare i vostri capolavori.
Grazie Valentino, ti aspettiamo. Ecco qua, tagliamo questo qua così. Mettiamo così. Nel frattempo sta andando piano piano. Gennaro Uva ci scrive: ottima cucina, da Gennaro da Napoli. Ciao Gennaro, ti ringrazio, grazie mille. Allora, io mi togli pure questo. Allora, Luca Priante chiede che tipo di carciofo hai usato per quello ripieno? No, Luca, è un classico, quello che trovi in giro, basta che siano belli freschi, sodi e non mosci e cotti. Non c'è bisogno di una varietà ordinata, l'importante è che siano questo qua. Prepariamo un piccolo trito. Ci saluta Angelo da San Giovanni Rotondo. Un becco taglio da qua. Ciao Angelo, un po' di prezzemolo, cioè un po' di pepe, deve essere un po' di pepe qua dentro. Ecco qua, mettiamo un po' di sale al cuore e sul... e andiamo a farci il nostro carciofo. Ecco. Ecco, e chiudiamo bene. Nunzio De Maio chiede: chef, se gentilmente è possibile sapere lo scarto della pulizia dei carciofi, si potrebbe fare qualcosa? Come no, noi ne facciamo brodi, farina, ne facciamo un po' di tutto. Lo smomentiamo una volta, poi la seconda volta. Allora, mettiamo olio. Diciamo che il carciofo ama l'olio, ma ti dice un po'. Non vi preoccupate, quando usate questi prodotti non vi fa male. Io tengo il cavallo di tutti questi, mi dice. Aggiungiamo un poco d'acqua e mettiamo a stufare i nostri carciofi, uno lo lasciamo per intero, mettiamoli a stufare qua, belli coperti. Questo qua è bello arrostito, guardate che colore, guardate qua. Ci saluta Franco Contenti da Mosca. Ciao Franco, la Mosca. Com'è la situazione a proposito dei mosci? Ma chi si sanno pure, Franco? Secondo me non sanno pure. Ma è possibile mai che in due anni abbiamo visto la morte con l'occhio di tutto il pianeta? E se non ci fosse il vaccino, che avrei fatto una fine di esurgere? Tutti quanti, niente di meno, stiamo vedendo la luce del tunnel. Per quanto riguarda la pandemia, ci siamo a fare una guerra, ma qui la cava questa è buona, è proprio una follia, questo mi... questo mi... ovviamente mi rivolgo a voi, carissimi amici che mi sentite e ci sentiamo. Ma secondo voi, ma è una cosa normale? Ma chi sono pazzi? Putin, Biden, tutto quello che ho visto, e di noi abbiamo, vi siete resi conto, il mondo è fermato. Si è fermato, non ha respirato più. Le piante, l'estate, a me quello che mi ha lasciato senza parole, sapete che cos'è? Una, mi sembra una scimità. Dopo il primo lockdown io sono passato sulla strada che faccio da 50 anni, che era tutta rivestita di basoli, di San Pietrini. L'ho vista tutta verde. Vi rendete conto? La natura si è ripresa, iniziare a riprendere un po' del suo mondo. Poi in mezzo ai San Pietrini
era iniziata a ricrescere il prato, l'erba, erbaccio, era uno spettacolo. Noi si è fermato il mondo, ancora ce l'abbiamo, sì, li ha buttato noi, ancora ci fosse. Non volevamo fare guerra perché la mia, tu e tutto cosa, ma quello che avete non vi basta. Io rimango veramente senza parole, cioè, non sei fermo. Ecco qua Giovanni nel frattempo ecco che qua, ha fatto. Ecco qua Giovanni che è pensato. Ha fatto tutta biancherina. Giovanni ha preso 50-60 piatti. Ha fatto la cosa che si passa? Allora. No, io vedevo che invece quanto... No, ha fatto benissimo. Ah, bravo Gianni. Ah, così prima i piatti ci mettiamo un po' di sale. C'è Antonio La Neve. Questa volta da dove ci scrivi Antonio? Una volta ti racconto. Allora. E c'è Miriam Moreschi da Genova, quanto mi mancate! Miriam! Come stai? Anche tu ci hai abbandonato, sei venuto 5-6 anni fa, quando sei venuto? 2-3 anni fa e poi non ti abbiamo visto più. Ci avevi ripromesso che ci saremmo rivisti l'estate prossima. E poi dove te ne sei andata? C'è Peppe Balestrino che dice, ti devo dire una cosa sincera, dopo 2 anni di diretta non mi annoio neanche minimamente, complimenti per la cosa che invidio di più, che parli, spieghi, cucini, saluti, martelli a Giovanni e Don Salvatore, tutto nello stesso momento. Allenamento, altrimenti che facciamo? Giochiamo qua, scherziamo, chi si dà? A te sotto controllo, a Salvatore e a Giovanni, non è una cosa da tutti i giorni. Io a Salvatore, sai che non fa rumore, non si vede, ma si fa sentire male a me. Stamattina mi ha portato, devo dire la verità, mi ha quasi commosso, mi ha portato un piccolissimo regalo, giusto un giubbetto per uno spaghettino, con gamberi, calamari, totano, putti, secci, cozzi, vongoli, che era una cosa spettacolare. A proposito, Salvatore, grazie sempre per l'assaggino che era spettacolare, ma veramente spettacolare. Dieci minuti per mangiarvi una cosa da brivido, vi garantisco che è una cosa da brivido. Ci arrivano tanti bacioni da Raffaello. Cara Raffaela, come stai? Nostro caro Raffaele, allora, carciofi. Laura di Clemente, Giovanni ha messo tutto il corredo ceramico. Sì, sì, Giovanni è andata da un vuotino. Eccola qua, guardate che cosa è, questa parla. Parla questa linguina, parla, già un po' di prezzemolo. E questo qua lo dedichiamo ai nostri, cioè alla sua cosa lo servire che mi sono un po' di qua. C'è Emanuele Caporato, dice forse i potenti della terra dovrebbero venire alla festa dell'abbraccio e condividere l'amore. Sì, Emanuele, ma chi sono pazzi, guarda, ma com'è possibile? Guarda, ma non sarebbe, ma chi sta veramente la capina in chiusa? Ecco qua, i carciofi sono pronti, possiamo pure metterli da parte che poi ce li andiamo a impiattare. Questi qua pur stanno marciando alla grande, ormai tutto. Allora, il carciofo lo facciamo tostare leggermente e poi aggiungiamo la nostra dose di riso. Ma quanto tempo è che sta facendo, Giovanni? Non ti ho scordato? No, certo. Quando hai messo, Giovanni? 45. E quanto tempo? 22. Sono 20 minuti che sta cuocendo. Vabbè,
ecco, allora, lo stiamo. Dice Giovanni D'Andrea, Babbo Peppe, lo sai come si dice? O pop char connetta voce. Sì, ma Giovanni, hai visto, è proprio una follia che fanno questi, proprio. Veramente chi sei una follia. Quale vuoi? Quale vuoi? Quale vuoi, Giovanni, quale vuoi il piatto? Questo! No. Sicuro? Io ci sono già, non mi piace. No, lo piatto. Dobbiamo prendere uno che risalti bene i colori. Ecco. Uno che non è piatto, Giovanni è a mio. Bravo. No, non lo sapevo come ecco. Ecco qua. No, perché voglio che si vedano bene. I colori. Dorina chiede nel riso brodo vegetale o acqua? Acqua, Dorina, qua puoi mettere brodo vegetale, acqua, o se hai tempo, ma io non ho tempo perché nella mia ora cerco e voglio farvi vedere quanto più cose possibile, potete fare pure un brodo con gli scarti del carciofo, anzi, volete fare un brodo con gli scarti del carciofo? Ovviamente dopo averli spolentato un pochettino, dammelo un po' di farina di peperoncino, guardate, ma da quando sto usando sto sostaggio qua il farello cammina più velocemente, aggiungiamo un altro goccino d'acqua, Giovanni ha fatto questo. Prepariamo con un po' di farina di peperoncino dolce, sarebbe i peperoncini senesi che prepariamo, sono facciamo noi sempre. Eccole qua, e questa qua è una linguina con carciofi alla puttanesca e lo dedichiamo ai nostri amici vegani. Vegani, stiamo piatti per il buco in terra, anche più vegani. Lo mangeremo mo. Ti saluta Fabio Caragnuolo da Lecce. Ciao Fabio. E Emanuele Caporaso chiede se le foglie di scarto si possono essiccare al microonde. No, no, Emanuele, noi le sbollettiamo perché sono belle amaricanti assai, per questo vanno prima sbollentate, prima lavorate. Andiamo via. Piercarlo Mussolini scrive viva la salsiccia! parlando di vegani. No, parlando di vegetariani. No, dammi. Quale? Dammi questo, sia chi sei bello, ce ne mettiamo uno solo. Questo è troppo bello. Allora, Piercarlo. Un abbraccio dalla nostra vicina Francesca Russo. Ciao Francesca. Buonasera, Piercarlo, dobbiamo organizzare una cosa con il maestro Langhi, organizziamo questa cosa, Langhi, allora, guardate che cos'è, questa è una bomba, patate eccezionali, sono diventate un purè, 10 minuti di cottura, qualche pezzo di torsolo, è meglio della carciofola, guardate un po', poi prendiamo il nostro carciofo, eccolo qua, puliamolo un poco Giovanni, sì, ecco. Ecco qua. Andiamo a recuperare un poco di fondo di cottura. Marco Menchetti dice sei un fenomeno. Grazie Marco, guarda qua, che cos'è Marco, guarda qua, è uno spettacolo.
guardate che cos'è, che si vende, cioè un po' di pressione interno, ci sta. A me piace il peperoncino dolce, per questo lo metto da un contrasto di colore, da una nota leggermente affumicata. Ti aspetto Fambres. Non ho capito. Ti aspetta Fambres per... Chi è che mi aspetta? Piercarlo. Piercarlo. Organizziamo questa cosa. Facciamo una quattro mani dolce e salata. Eccola qua. E carne. E voilà. Carciofo imbottonato alla mia maniera, con salsiccia e patata affogata. Invece andiamo, dammi un po' di carne di forza. Vediamo invece com'è la situazione. Walter Serra, complimenti a Giovanni. Girati, che si adopera senza risparmio affinché tutto sia pronto all'uso del suo chef. Sì. Un grande applauso. Bravo Gio! Il risottino sta andando. Mi raccomando, aggiungete poco. Giovanni Donnanzetto, alla volta. A fine aprile passa per un corso di aggiornamento. Ciao caro Giovanni. Alessandro da Guanno scrive: sei un mostro sacro. Grazie Alessandro. Guarda, dammi un mazzoletto. Alessandro, ce ne metti due o tre botte qua che esce. Questo qua è un fantastico papà in faccia tortura preparato da Florina e Francesco Ieri. Ho una bagna fatta con gli agrumi di Montechiaro e Barbara, il nome della Giamaica. È una bomba. Allora, il carciofo arrostito, eccolo qua. Lo andiamo a insaporire. Ho voglia di aggredirlo. Paolo Filipponi da Roma scrive: io ho fame in attesa della nipotina al pattinaggio. Ciao Paolo, un poco di peperoncino, un poco di prezzemolo, un po' di sale. C'è pasta queen, dice Peppe, sei mitico. Pasta queen, ecco qua tu. Tu sei mitica. La pasta queen, andate a vedere il suo profilo. È una pazza nel senso buono del termine, simpaticissima e bravissima. Abbiamo avuto questa estate da noi e abbiamo fatto i buchi in terra, poi ti ascoltate il primo. Ecco qua il risottino, sta andando sempre e lo stiamo cucinando con acqua, ripeto, si può fare anche un brodo con i carciofi, con gli scarti del carciofo. Invece c'era proprio pochi soldi. Dovete sapere che io soia, mostra sopra. Ci sta tutto. Ancora Nadia dice: senti che musica. Senti che musica. Allora, guardate, il risottino inizia a tirare su i suoi umori. Giovanni, ecco. Allora, nel carciofo mettiamo pure un goccio di soia, che è una cosa che a me piace moltissimo. Non ci sta buono, non c'entra niente con la nostra tradizione, però è un insaporitore che secondo me è tanta roba. Giovanni, sul tavolo della nonna ci sta mezza colomba. Vado a pigliare perché la voglio far vedere, perché parte la cosa che non c'è scritto. La nostra pasta queen scrive: ti voglio bene. E c'è Piercarlo che scrive: the pasta queen, marry me, sposami. Senti Nadia, mo che decidi di ritornare in Italia, fammelo sapere,
che organizzo con Pierpaolo, te la faccio conoscere, e lui è un famosissimo chirurgo estetico. Tu non hai bisogno, stai buono come stai, però te la faccio conoscere lo stesso. Verrà col suo amico Stefano, famosissimo maestro pasticcere, e facciamo una cosa assieme a Montechiaro. Ecco qua. Ecco, è arrivato pure Flori. Buonasera, Flori. Dammi. Prendila, vieni. Ciao. Ciao. Aggiungiamo un pizzico di sale. Ma quanto manca? Un quarto d'ora. Ma un quarto d'ora. C'è Peppiniello, good morning. Caro Peppino, Peppe Di Martino, il re della pasta. C'è la pasta qui, la regia. C'è pasta qui, ci sta ora la pasta. Sì, pasta qui scrive, scendo ad aprile, vengo per Pasqua e non vedo l'ora. Ci sentiamo prima per organizzarci. Guarda, me un bicchiere per frullare un po' di queste cose. Zio Peppe scrive, mi mancate. Anche tu, Peppino. Ci manchi tanto, dammi il suo piatto. Questo. Però sei sempre nei nostri pensieri. Flori! Chi è? Flori, vieni, vieni. Allora, diciamo un ciao, Peppe. Di base del carciofo che abbiamo messo a stufare. Chi è Peppino? Ecco qua. Eccolo qua, lo andiamo a frullare, poi lo lascio a Giovanni così sono benissimo. Allora, scossa. Ecco qua, invece il carciofo che abbiamo farcito con aglio e prezzemolo. Allora, gli ultimi 2-3 minuti di cottura del riso, aggiungiamo un poco di acqua di cozze che abbiamo riscaldato e leggermente intiepidito. E lo facciamo andare. Caterina ci saluta dalla Florida e poi c'è Peppe Di Martino che dice Gianluca si sta spassando a New York. Sì, E chi si parla? Gianluca! Ma non se lo vede più qua! Gianluca! Mamma non se lo vede più, chi se lo sta loco io me? Sì, ha detto Peppe, mancano Checco, Rossellina e Puppiniello, sì! Corriamo! A nuoto arriva Peppiniello! Allora! Andiamo a mettere il nostro sughetto. Sistemiamolo per bene. Mettiamo. Sei stato convocato pure tu. Ah, ecco, va. Che si è alzato nella libertà qua. Vedi? Eccolo qua. Questo è sempre pensato ai nostri amici vegetariani e vegani. Carciofo stufato con patate, aglio e prezzemolo. Vedi? Ma andiamo avanti che iniziamo a fare pure qualcosa di più scientifico. Mancano intanto 10 minuti. Allora il riso sta andando, gli ultimi 2-3 minuti. Gio, ma quanto tempo? Non ho capito. 45 minuti. Sì, ma siamo 45 minuti. Gio, mancano 8 minuti. Mancano 8 minuti. Mancano 8 minuti. Siamo 45 minuti. Siamo 45 minuti. Perché la fotografia è stupida, non si vede. Poi se la rimetto. Non c'è della fotografia, eh? Allora, io penso che è buono, è un profumo, Cioè, io sta pure uno spaghetto a indice, cioè. Facciamo chi trova lo spaghetto vince il premio. Giovattini, no, no, ma questo è comunque buono, allora, poi... Quanto è stato? 45 minuti? 45 minuti è stato?
38 minuti. Vabbè, mandate altri 4-5 minuti, fatemi fare perché devo. Allora, gli ultimi 2-3 minuti di cottura del riso, o vi faccio vedere la magia. E mi raccomando, se lo adottate. Da New York parte una ola, c'è Peppe Di Martino che dice c'è solo un Peppe guida. C'è solo un Peppe guida. Peppe, questo dobbiamo fare qualche piatto con i carciofi. Andiamo ad aggiungere al nostro risotto il frullato di carciofi stufate e patate. Che è che sta già cominciando da qui, lo mettiamo da questa parte. E nel frattempo mi dai il piatto bianco. Non va più. Neria. Ecco qua. Dammelo un altro, scusi. Cioè, c'è Raffi Mollo che saluta tutto lo staff. Va bene. Come stai? Da posto. Noi qua ti stiamo aspettando. Allora, mettiamo la nostra passata di carciofi e patate, che è tanta roba, e poi guardate che andiamo a fare, già basterebbe così, però lo mettiamo così. Quello poi giù, altro piatto, e poi andiamo a salsare il tutto con nostro fondo di cottura. Guardate qua, sempre per il piacere di tutti, perché questo è vegetariano, ma vegano, questo è troppo puro, no, lasciamo stare quello che è. C'è Mimmo che è stato nostro carciofi arrosto con patate e carciofi. Dai, carciofi arrosto marinato alla soia con patate e carciofi. Mimmo, dici che è stato nostro ospite questo la scorsa domenica a Villa Rosa e dice ho abbracciato anche Don Salvatore e fatto colazione con lui, che bella persona. Dice la verità, Mimmo, hai avuto l'apparizione con Don Salvatore, dice la verità. Se, tutti quanti, pure io sono rimasto senza parola quando. Peppe Di Martino dice mandatemi le foglie di limone di Montechiaro. Sì, mo che aspettiamo l'olio delle mando. Mettiamo un po' di parmigiano dei nostri amici. Malandrone. Gio, dammi due cozze. Sciogli. Mettiamo un filo d'olio. Una bella sgrattugiata di pepe, si spegne il suo vostro cervello. Aggiungiamo le cozze che avete precedentemente restato. Tanti saluti da Antonio Infante, da Amalfi, dalla taverna del Duca. Ciao Antonio, buonasera. La taverna del Duca. Prima o poi ci avrei a trovarla. Ciao. Ci saluta Nicolas Baldini. Ciao Nicolas. E Virgilio Zuddas scrive pura poesia. Grazie Virgilio. Allora, vediamo con mi sale. Dammi il nero. Riso, cozze e carciofi. Fantastiche padelle antecedenti dei nostri amici casolari, sono incredibili, cucinano solo loro. Ecco qua, andiamo bello a stendere. Qua ci sarebbe bello una bella farina di carciofi, una bella farina di cozze, una bella farina, ma noi guardate che cos'è. Prezzemolo e peperoncino fritato,
lo andiamo a mettere per dargli un poco di colore. Qua ci sarebbe bene un bel carpaccio pure di carciofi. Eccolo, riso, carciofi e cozze. Quando mangia? 2 minuti, il tempo. Ecco qua la colomba, il primo passaggio di colomba, la prova che ha fatto Francesco, colomba con pasta di mandorle e arance candite. Guardate che cos'è, è una bomba, un profumo di mandorle eccezionale. Già dammi il tagliere, al tagliere sta qua. Guardate un po', guarda qua, Gioia, c'è la merenda fino a domani, solo fino a domani. E che ti piace, Giovanni? Ecco qua. Che bello, vedete che cos'è? No, mi dai un altro tagliere, ci sta? Se me lo dai, riusciamo a toglierlo, perché un blocco è pronto. Ecco, tira la carta, eccolo qua. E che se ne bomba. Bene, vi ringrazio. Ci vediamo la settimana prossima, grazie sempre per l'affetto che ci dimostrate. Mi raccomando, vaccinatevi e nello stesso tempo scriviamo tutti quanti una bella lettera sia a Putin che a Biden. Vedete chi da fa che già siamo rovinati per fatto le nuvole, questo tutto ci servirebbe per una guerra. Bene, vi ringrazio, quando cucinate pensate sempre a chi avete attorno. Buon weekend e che stai. A venerdì prossimo. Ciao.